Per Leonardo la pittura è un atto mentale. Bellissima espressione questa, sono parole sue, un atto mentale. Cosa vuol dire? Cosa voleva dire Leonardo quando scriveva queste parole? Voleva dire che per lui la pittura era uno strumento intellettuale, era un modo per entrare nella variegata diversità del vero visibile e attraverso la pittura comprendere i fenomeni della visione. Per esempio lo sfumato atmosferico, per esempio la prospettiva aerea. Per Leonardo gli interessi che occupavano la sua mente erano altri. La pittura era uno di quelli, ma i suoi interessi andavano dallo studio della meccanica, dell'idraulica, capire come funziona la gran macchina del mondo, come la chiama lui, capire come funziona il corpo umano, come circola il sangue nelle vene, come si muovono le maree, come circolano le masse atmosferiche. Quando si dice che Leonardo è stato un grande scienziato, questo è assolutamente vero. All'interno di questa sua vocazione per lo scrutinio del mondo, per la comprensione del mondo e dei fenomeni della natura, si colloca la pittura. Nato nel 1452, era il figlio illegittimo di un piccolo notaio di provincia. Muore nel 1519 alla corte di Francesco I di Francia, quindi una vita abbastanza lunga, eppure in questo periodo le sue opere certe di pittura non arrivano a 20, ma sono tutti caposaldi fondamentali della storia dell'arte. A cominciare dalla prima opera, quella che si considera la sua prima opera, cioè l'Annunciazione che sta agli Uffizi, dipinta da un Leonardo che non aveva ancora 20 anni. Uno deve guardare questo quadro da vicino. Oggi è possibile farlo nell'ultimo allestimento che è stato fatto agli Uffizi. Così come potrete vederlo voi dalle diapositive che vengono presentate ad altissima risoluzione. Guardate questo dipinto e vedrete di cosa è capace Leonardo quando descrive, per esempio, il prato verde sul quale si ferma il volo dell'angelo annunciante. Sembra di essere di fronte a piante carnivore, tale è la vitalità che attraversa quelle foglie e quei fiori. Oppure guardate lo sfondo che sta dietro la Madonna che riceve l'annuncio angelico. Vedrete un paesaggio fatto di aria e di luce, paesaggio di montagne lontane, di distese acquatiche, una città che si specchia su un golfo di mare. Paesaggio fantastico e al tempo stesso assolutamente reale. E poi ancora le altre opere che realizza in gioventù, per esempio l'Adorazione dei Magi, anch'essa agli Uffizi. Un'opera che non ha terminato Leonardo, l'ha lasciata incompiuta. È una tavola preparata per la pittura, ma non dipinta. Ci sono soltanto i disegni, la struttura del dipinto. Uno la guarda ed è come se sentisse una scarica elettrica che attraversa la superficie dipinta. Tale è la tensione spirituale, stilistica che Leonardo ha saputo infondere in questa pittura non conclusa, non finita, ripeto. Perché? Perché Leonardo viene chiamato a Milano, va a Milano. La Milano dei suoi anni, la Milano degli Sforza, di Ludovico Sforza. È una grande occasione di successo, di fortuna. E qui Leonardo non solo esercita i suoi mestieri di architetto, idraulico, strutturista, non solo esercita una funzione intellettuale nella corte milanese, ma realizza i suoi capolavori, per cui è universalmente noto, per esempio il Cenacolo, il famoso Cenacolo di Santa Maria delle Grazie. Un affresco dove Leonardo cerca di rappresentare gli umani sentimenti che legano in gruppi di tre gli apostoli che sono raccolti intorno alla tavola dell'ultima cena. È un mondo degli affetti, dei sentimenti, dei pensieri, delle passioni che Leonardo rappresenta in questo affresco che purtroppo è arrivato fino a noi in condizioni assai degradate, ormai di
originale della pittura di Leonardo in quell'affresco è rimasto ben poco, ma quanto resta è sufficiente per capirne la grandezza. E poi ancora opere celebre che tutti conoscono, come per esempio La dama con l'ermellino, forse il più bel ritratto di donna della storia del Rinascimento. Questa giovane ragazza, all'epoca appena diciottenne, forse ventenne, che sta accarezzando un ermellino, questa piccola belva vivissima, no? che Leonardo ha rappresentato con una presa mimetica totale. Sembra davvero di vederla guizzare fra le mani, fra le braccia di questa donna. Ed è un ritratto nel quale la figura femminile rappresentata non è statica, ma sembra leggermente voltarsi verso sinistra, è come se ruotasse su se stessa. Sono queste le straordinarie invenzioni di Leonardo da Vinci. Per arrivare poi all'opera sua più celebre, quella che tutto il mondo conosce, La Gioconda. Questo ritratto di donna, Gioconda perché era la moglie di un certo Francesco del Giocondo, quindi Gioconda che ha assunto al femminile il cognome del marito. Ed è una donna misteriosamente incomprensibile, sfumata verso un paesaggio remoto fatto di luce, fatto di montagne che sfumano all'orizzonte. Questa donna caratterizzata dal famoso sorriso, il sorriso ermetico, indecifrabile della Gioconda. Ci guarda, noi la guardiamo e rimane un enigma indecifrabile questa bellissima immagine femminile alla quale è affidata la notorietà universale di Leonardo da Vinci, perché non c'è cittadino del mondo che, messo piede a Parigi, non voglia, almeno per un minuto, trovarsi di fronte alla Gioconda che sta nel Museo del Louvre insieme ad altri capolavori di Leonardo da Vinci. Io ho cercato di lumeggiare, toccando qualche opera, l'opera di Leonardo, che non è molto numerosa, come vi ho detto. Sono 15 opere circa, quelle sicuramente attribuibili a lui. Ma attraverso queste 15 opere o poco più, noi possiamo capire veramente la grandezza di questo artista.